tutti i ragionamenti fatti. Enrico Fabris, concentrato, 24 anni per questo poliziotto, Fiamme Oro di Moena, è di Roana, tanti per lui. C'è tutto il Asiago, tutto il Veneto, tutto l'Altopiano, Simon Kuipers, tutta Italia, consentimelo. Che, sì, beh, adesso sì, e comincia ad essere anche conosciuto, è colui che più ha vinto nella spedizione italiana finora, al pari di Pietro Pillerkotter, un oro e un bronzo per tutte e due, bronzo individuale e oro di squadra. All'interno Enrico Fabris, attenzione ai punti di riferimento con Ivan Skobrev, che ha distribuito un pochino alla Fabris, un po' solo alla Fabris, tenendo presente invece che altri come Petter Andersen secondo e soprattutto Joy Cicic quarto erano partiti, l'americano addirittura in maniera formidabile, molto più veloce. Speriamo non li faccia fare una partenza falsa, perché il Kuipers ogni tanto cerca di forzare e di rubare, questo potrebbe incidere negativamente sull'eventuale seconda partenza. Enrico è molto concentrato, ha tutta la squadra che lo segue, è un grandissimo atleta. Ale, che buono, Ale. Fabris all'interno. E adesso Kuipers potrebbe fungere da lepre per Enrico nei primi giri, in quanto è molto veloce. Parte... E quindi potrebbe aiutarlo. Vedete difatti la distanza, come ha recuperato subito Kuipers, come è andato molto in avanti Kuipers. Kuipers è solito partire più veloce di Enrico, una distribuzione diversa. Il tempo di passaggio, miglior tempo rispetto al leader attuale per Kuipers, buono, Fabris, più 26. L'importante è che adesso però all'uscita non debba fermarsi, fa Enrico. Deve rallentare. Ale, peccato per questa situazione, ha perso qualcosa, solo il 17° tempo di Enrico Fabris, ha perduto qualcosa in questo cambio, molto, in questo incrocio, ha dovuto rallentare. Chi è all'interno deve lasciare precedenza e in quel momento c'era proprio l'incrocio. 50-10, Fabris va a più 32, ancora buono. Attenzione, Ale. Quinto tempo di Kuipers, 51-10 per Fabris che è al 15° tempo. Il punto di riferimento di Ivan Skobrev che adesso... è in testa con un tempo che assomiglia molto per distribuzione a quello di Fabris. Adesso Enrico credo lo vede e va a prenderlo senza nessun problema. Ale, Enrico... Siamo ai 1100 metri, è buona questa. Fabris è davanti a Skobrev. Adesso l'ultimo giro, Simon dare Kuipers. Tutto, Ale. Ecco Enrico, guarda Fabris, la ecco Enrico Fabris, curva ancora all'interno, ma stavolta ha va via, vola. Ha una attenzione grande difficoltà, ha una grande difficoltà perché è all'esterno, ma Kuipers è in difficoltà. Pattina molto meglio Enrico Fabris, Fabris all'esterno, 1.46.91 da battere, 1.46.91 da battere il tempo, 1.46.91, ci siamo! Enrico! Record della pista, un secondo meglio di chi ha pattinato finora. Ci sono ancora alcune coppie, sono quattro coppie, fermati lì dove scappi Sergio. No, è medaglia. 1.45.97 è un tempo che adesso gli altri devono provare ad abbassare. Peccato per quell'incrocio difficoltoso del primo giro che qualcosa ha tolto a Enrico Fabris. Adesso Nazareno Balani dalla regia mostra tutto, sono gli incerti del mestiere del pattinatore. Guardate. Ecco Enrico Fabris, è decisamente a tiro di Simon Kuipers. Kuipers non entra, lui prova, deve dare la precedenza, rallenta di qualcosa, resta in posizione, buon che poi Kuipers vada, ma qualcosa qui si è perso. Sì, ma attenzione che questo tempo, 1.45.97, può regalare il sorriso, lo sta già regalando il sorriso, ma può continuare a regalare il sorriso. Guardate a questo cura, grande campione, guardate che tecnica, straordinario, guardate l'agilità, Enrico Fabris è un esteta della lama lunga del pattinaggio velocità. Grandissimo Enrico, davvero è riuscito a darci quell'emozione. Un ultimo giro meraviglioso, più veloce di chi che sia finora. Sì, ma soprattutto Enrico è riuscito a recuperare dopo quel grandissimo, quella brutta impossibilità di procedere alla velocità che aveva programmato in uscita dalla curva. È partito un po' lento il primo giro, però ha recuperato. È un po' suo costume, diciamo che questo ragazzo ha veramente, dal punto di vista mentale, una forza straordinaria. Si scompone il giusto e anche qualcosa meno.